Uè ragazzi e bentornati. Oggi vi spiegherò a grandi linee le novità che ci porterà Salva il Mondo nei prossimi giorni. Allora, innanzitutto ieri, come ogni settimana, è uscito il rapporto di Stato Casa Base. Non l'avrei voluto fare comunque un episodio su questo rapporto, dato che comunque non avevamo abbastanza news, ma per fortuna la Epic ieri su Reddit si è fatta sentire. Allora, innanzitutto ricordatevi che d'ora in poi lo shop di sinistra cambierà al sabato, tra il venerdì e il sabato. E questa settimana avremo Jonesy Ranger dell'Amore, il suo vantaggio standard, impatto potente, incrementa il raggio di onda d'urto del 37,5%, e il suo vantaggio comandante incrementa il raggio di onda d'urto del 112,5%, quindi assolutamente un eroe da avere per la nostra build sull'onda d'urto. E avremo anche la balestra spezzacuori, disponibile nel negozio dell'evento a partire dall'8 febbraio all'1 ora italiana, fino al 20 febbraio alle 10, quindi rimarranno fino alla fine della stagione. Ora ci parlano del sistema fisico Chaos. Al lancio il nostro obiettivo sarà assicurarci che Fortnite mantenga invariato il suo feeling. Seguiremo attentamente i commenti che ci manderete con la funzione di feedback nel gioco riguardo ai problemi che incontrerete. Per segnalare i problemi nel gioco, penso che lo sappiamo tutti, dobbiamo aprire la sezione di feedback all'interno del menu principale e selezionare bug. Per favore, includi la parola physics nell'oggetto del messaggio e un breve messaggio nel corpo per descrivere i problemi rilevati. Quindi raga, chiunque di voi notasse dei problemi è pregato di mandare una segnalazione alla Epic. E mi raccomando, includete la parola physics, perché si vede che la Epic andrà a ricercare tutte le segnalazioni con quella parola come oggetto. Sara anticoccole, la conosciamo bene, le eliminazioni con armi da mischia danno 22,5 di energia e 7,5 di energia come vantaggio standard, disponibile nel negozio dell'evento a partire dall'8 febbraio all'1 ora italiana, sempre fino al 20 febbraio. Aggiornamento sugli oggetti estetici: Casa Base sta facendo gli ultimi preparativi per portare costumi ed orsi decorativi nel tuo armadietto, ma dovremo sistemare un paio di bug critici prima della pubblicazione. Perciò puntiamo a implementare costumi ed orsi decorativi con l'aggiornamento 12.10, mentre continuiamo a testare e correggere errori. Niente paura, molto presto i vostri comandanti potranno ingaggiare battaglia in grande stile. I dungeon e Frostnite sono disponibili ancora per pochissimo tempo. Scendi nelle profondità e affronta un mostro sinistro, completa quegli incarichi e sblocca quegli eroi, perché i dungeon torneranno a dormire nell'aggiornamento 12. Niente paura, eroi, i dungeon torneranno più avanti. Inoltre, hanno risolto un problema che impediva di uscire dalla schermata dell'inventario dei comandanti durante le partite nei dungeon con un controller, ma la parte fondamentale e più importante del video viene solamente adesso. Precisamente comunque 19 ore fa, sul Reddit ufficiale di Fortnite Salva il Mondo, è stato pubblicato un articolo, e andremo a leggerlo insieme. Ciao a tutti, stiamo monitorando il feedback da quando la versione 11.50 è stata pubblicata, e vogliamo cogliere l'occasione per rispondere alle preoccupazioni che abbiamo visto. Aggiornamento armadietto: comprendiamo sicuramente le frustrazioni di tutti a causa del ritardo, dato che è stato in lavorazione e promesso da un bel po' di tempo. Vogliamo davvero assicurarci che questa funzione arrivi in una buona posizione, perché riteniamo che sia estremamente importante per Save the World. Esistono funzionalità che non collaborano tra loro e che devono essere risolte prima che il sistema venga implementato. Stiamo lavorando sodo per testarlo internamente, per assicurarci che tutti i problemi critici vengano risolti e apportare ulteriori cambiamenti alla qualità della vita sulla funzionalità che pensiamo piaccia a tutti quando verrà rilasciata. Poi, la conversione dei lama invernali. La conversione automatica dei biglietti invernali, con l'aggiornamento di questa mattina, ovvero di ieri rispetto a quando guarderete questo video, è stata involontaria e avrebbe dovuto avvenire alla fine della stagione come sempre. A causa della conversione automatica che concede i lama invernali, la conversione di fine season, quindi, ora sarà in lama lunari. Inoltre, garantiremo 2 lama lunari a tutti coloro che sono stati colpiti da questa conversione precoce, quindi è stato un errore loro, e per scusarsi ci regaleranno 2 lama testa. Ora ci parlano del meta. Stiamo raccogliendo feedback dal rilascio dell'ultima meta modifica per vedere dove è necessario apportare modifiche. Vogliamo vedere come il cambiamento A influisce sul cambiamento B e come i giocatori sentono i cambiamenti mentre interagiscono tra loro in futuro. Stiamo ancora testando le nuove iterazioni per assicurarci che si sentano bene nel gioco, e stiamo prendendo in considerazione il feedback che abbiamo incontrato dopo la meta modifica iniziale mentre effettuiamo queste nuove modifiche. Ecco alcune delle modifiche che apporteremo nella versione 12, quindi non ci dicono nella stagione 12 che varia in un lasso di tempo da inizio a fine season, ci dicono nella versione 12, quindi mi lasciano intendere a inizio stagione. Ridurremmo il danno che fanno i bombaroli alle strutture, ridurremmo la distanza da cui gli smasher iniziano a caricare, bufferemo armi meno performanti e aumenteremo la velocità dei proiettili per gli archi, potenzieremo la maggior parte delle trappole che infliggono danni, inclusa la possibilità di far rollare
controllare trappole in natura, indagni energetici. Attenzione, questo è un punto veramente fondamentale. Finalmente avremo le trappole energia, ma quali? Solamente quelle che possono essere rollate di natura, o almeno così dicono per ora. Quindi dinamo a muro, campi elettrificati, folgoratori da soffitto. Poi aggiungeranno le pozze di bitume e i muri sonori sia nei lama e sia nel registro ricercabili. Grazie mille, e questo è quanto. Che dire, comunque questa season 11 è stata molto molto intensa. È vero che è durata molto più delle altre, ma in compenso comunque, se ci pensate, all'inizio abbiamo avuto il boss mitico, le armi mitiche, abbiamo avuto i dungeon, abbiamo avuto Frost Knight, le armi nuove, abbiamo avuto il set giocattolo con i rispettivi eroi e armi. E che dire, c'è anche questa cosa del Physics Chaos Engine, che a loro detta ancora non vedremo dei cambiamenti, perché loro inizialmente si stanno assicurando che Fortnite sia esattamente come era prima. Quindi con un motore grafico nuovo devono assicurarsi che appunto nessuno si lamenti. E di conseguenza Fortnite è rimasto tale identico a prima. Vedremo i cambiamenti pian piano. Beh, io raga spero di essere stato abbastanza chiaro. Se avete altre domande mi raccomando fatele qua sotto nei commenti. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Sicuramente tante note positive in questa patch. Quella dei bombaroli, quella delle trappole energia, gli smasher che caricano da più vicino. Ci saranno un po' di armi da rivedere in quanto le bufferanno. E soprattutto aggiungeranno la pozza di bitume e i muri sonori sia ai lama e sia al registro. Quindi chiunque di voi non le avesse sarà un'ottima occasione. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Bella bella! But now it's just